Questo che vedete è il mio Arriox 70 e finalmente ho deciso di restaurarlo. Nello scorso video ho cambiato il cilindro visto che era completamente finito e quindi sono andato a cambiarlo con un DR70. Mentre oggi andremo a pulire, verniciare ed ancora restaurare molti pezzi. Detto ciò, buona visione. Eccoci qui con il nostro blocco bello chiuso e tappato in ogni singolo buco per non far entrare sporcizia. Ed ora con tanto Chanticleer andremo a sgrassare il tutto. Ora con spazzola e pennello andiamo a grattare via tutto lo sporco. Siamo andati a buttare anche del detergente decontaminante, infatti è venuto così. È diventato tutto viola perché è pieno di ferrite ed è il cazzo, non ci pagano. Ok, siamo andati ad asciugarlo con il compressore e uno straccio per andare a buttare questo acido corrosivo da usare nei camion per l'alluminio. È molto pericoloso se va a contatto con la pelle, quindi abbiamo preso le nostre precauzioni e abbiamo dei guanti seri. Siamo andati a cambiare tutti i pezzi di carta con uno straccio per far sì che quando lo puliamo con la idropulitrice non si vada a rompere la carta ed entri carta. E quindi ora blocco lavato con l'idropulitrice, adesso andiamo a asciugarlo. Ora andiamo a tirare via il copricarter per fare la pulizia di tutta la trasmissione e controllare anche i rulli come sono messi. Vediamo, apra pure. Ora bussola da 17, 24 e si va a slittare. Ora andiamo a tirare via il variatore. Un fia massa lasco, Paralelio. E pulizione. Andiamo a pulire il ventolino da questa striscia nera causata dalla cinghia. Come potete vedere, tutta la striscia nera è andata via e non è come nuovo, però dai, è meglio di prima. Siamo andati in ferramenta e abbiamo preso anche del diluente nitro per andare a lavare il copricarter all'interno e il carter dentro la trasmissione qui. Diluente, pennello. Butta, finisci. Profumino, ragazzi, che profumino, Che cavolo. ripresenza. E ora allora non è proprio limpido e pulito, ma comunque dai, il suo sporco lavoro il diluente l'ha fatto. Non stiamo cercando la pulizia proprio perfetta, quindi va bene così. Giorno 2 dei lavori, stiamo andando a grattare la pedalina. Ok, andiamo a verniciare la pedalina. Io ora vado a pulire dentro il carter qua col diluente e niente, vi mostro al lavoro finito. Di pulire il carter, quindi adesso vado a rimontare il variatore. Qua invece l'altro operaio andrà a grattare via la vernice vecchia con la carta vetrata da 2,40. Abbiamo provato a mettere dei rimuovi vernici vecchi di 20 anni, ma non so quanto funziona. Andiamo a pulire i getti e l'esterno del carburatore. Il carburatore è un dell'orto 17 e mezzo PHBN. Ora andiamo a aprire la vaschetta svitando le due viti sotto.
Allora, adesso andiamo a svitare i getti, non mi ricordo qual è il minimo e il massimo, però abbiamo un 90 e un 50. Maschetta. E anche il carburatore ora è pulito. Andiamo a tirare via il copripompa, perché dopo andiamo a riverniciare anche questo, sempre di nero, sempre questo di giallo fluo. Stiamo ancora continuando a grattare il copricarter e siccome dobbiamo grattare anche la copripompa e un sacco di altre cose, per massimizzare il tempo andiamo a pulire anche il filtro e la spugna d'ansia. Andiamo a lavare tutto col diluente. Allora, siccome la guarnizione fa veramente schifo e anche la scatola da filtro è abbastanza danneggiata, andremo a mettere della pasta rossa. Allora, abbiamo asciugato i due pezzi del filtro, anche la spugna, e ora andiamo a buttare un po' di olio sul filtro. Perché dopo deve essere stucco. Mamma, tu devi prendere lo stucco. Abbiamo finito di grattare il copricarter con la spazzola e il trapano. E poi siamo andati a mettere dello stucco perché c'erano dei pori da andare a coprire. Però insomma lo stucco era vecchio, quindi è un lavoro un po' rustico. E invece ecco qui la nostra scatola filtro piena di pasta rossa perché la guarnizione si era rotta, finita. Ecco qua la mia marmitta, ovvero una Polini Scooter Team 4 con terminale 4Race 4. Andiamo a tirare via il terminale e poi andiamo a grattare via tutto quanto. Dopo non so quanti minuti sono arrivato a questo risultato. Sono distrutto, non ce la faccio più. Ma è ancora finito. Dopo aver messo lo stucco, stiamo andando a carteggiare il tutto con una carta da 2,40. Qui invece senza stucco né niente, andiamo a tirare via il colore basta, sempre con la 2,40. Bravo. Sono passato ancora in ferramenta e ho fatto questo bellissimo nuovo acquisto per andare vai, a fare. Vai, vai. La marmitta. Ora andiamo a buttare un po' di svitto. E ora lasciamo raffreddare e passiamo al terminale. Ho appena finito di grattare per quello che potevo perché in certi punti non riuscivo ad arrivare e ho anche pulito quello sgrassatore un po' sempre il terminale e niente, ora vado a rivettare. Ed eccola qua, finalmente finita la marmitta. Non sono soddisfatto al 100%, ma diciamo al 70%, perché non mi piace, è troppo grosso il segno col cannello qua. Però dai, era la prima volta che ci provavo, quindi dai, ci accontentiamo così. Allora, ricapitoliamo tutto. Siamo andati a grattarlo con la 240. Abbiamo messo lo stucco, grattato ancora con la 180. Adesso abbiamo messo lo scotch qua dove ci va la pedalina per non far venire la vernice anche qua. E ora passiamo con la prima mano di primer. Abbiamo finito di grattare la pompa, l'abbiamo incartata con lo scotch carta e ora primer, pulizia con diluente e primer. Pompa grattata, ora è pronta la verniciatura. Let's go! Bianca però. Ed anche la pompa è finita.
ora andiamo a pulire per bene il cerchio posteriore e andiamo a tirare via anche il cerchio davanti, quindi tiriamo via la pinza e molliamo qua il mozzo e andiamo a pulire bene tutto con Chanticleer e diluente. Bene, ho finito di pulire i cerchi, è rimasta qualche macchia ma non vado a esagerare perché sto tirando via troppo colore e quindi, come potete vedere, si vede il fondo che c'è sotto, quindi basta così.